Amici, buona giornata, buon martedì 27 dicembre, puntata numero 212 di questa serie, diciamo così, vacanziera, The Best of l'edicola del Trap. Così oggi ci occuperemo di alcuni filmati trasmessi in questi 7 mesi. Avremo l'intervista al mental coach di Gianmarco Tamberi. Abbiamo un intervento di Gigi Avanti, alcuni lo ricorderanno perché fece epoca su Creati in coppia. Parleremo con la nostra psicologa Gloria Trapanese di bullismo e il racconto della giornata è il racconto di un ragazzino che andava al porto di Ancona e si sedeva sul molo, gambe a penzoloni sull'acqua. Ebbene, questi sono gli argomenti, diciamo così, di oggi e quindi vediamo subito invece, come da tradizione nella nostra puntata, il meteo di domani. Vediamolo insieme. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di giovedì quando l'alta pressione sarà protagonista indiscussa sul Mediterraneo con ancora delle giornate stabili, le perturbazioni più a nord tra la Francia, le isole britanniche, Paesi Bassi e Scandinavia. Sull'Italia quindi il vero inverno sarà latitante, una giornata senza precipitazioni se non per delle deboli piovigini sull'alto versante tirrenico. Andiamo a vedere nel dettaglio la mappa dell'Italia, che difatti vedrà l'alta pressione va disturbata da infiltrazioni di aria umida in quota. Questo si traduce con nuvolosità irregolare al centro-sud, variabilità tra schiarite e nubi sparse, e poi le nubi anche al nord, in pianura padana e sui settori prealpini, più sole invece in alta quota. Qualche goccia di pioggia, piovigine sulla bassa Lombardia, Piacentino, Liguria e Toscana settentrionale. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trabimeteo sul nostro sito web. Vediamo alcune curiosità della giornata odierna del 27 dicembre. Era il 27 dicembre del 1612 quando Galileo Galilei scoprì Nettuno, il pianeta del sistema solare. Nel 1796 era il 27 dicembre quando il congresso cispadano di Reggio Emilia si tenne e decise di adottare il tricolore come bandiera nazionale della Repubblica Cispadana, 1796, tricolore che poi divenne la bandiera italiana. Nel 1908 è il giorno della prima uscita del Corriere dei Piccoli, supplemento del Corriere della Sera. Nel 1947, 27 dicembre, è data storica perché il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, promulga la Costituzione della Repubblica Italiana, che dunque oggi ha il suo compleanno. Nel 1963 il Molise oggi diventa la 20ª regione italiana, mentre ricorderete purtroppo il 27 dicembre del 1985, quando terroristi palestinesi uccisero 20 persone negli aeroporti di Roma e di Vienna. Nel 2003 era il 27 dicembre, quando un libro bomba esplose nell'abitazione del bolognese del presidente della Commissione europea Romano Prodi, per fortuna senza gravi danni. Ed infine nel 2008, tanto per fare una cosa nuova, era il 27 dicembre quando l'esercito israeliano iniziò la campagna militare nella striscia di Gaza contro le forze di Hamas, denominata Operazione Piombo Fuso. Bene, questo era fino adesso quanto detto per quello che riguarda il 27 dicembre. Chiudiamo questa pagina per vedere i filmati che abbiamo trasmesso in questi 7 mesi. Nei giorni scorsi ci siamo occupati della grande impresa di Gianmarco Tamberi con la sua medaglia d'oro ai mondiali. Avevamo sottolineato anche la forza di spirito
di Jimbo per aver ripreso a questi livelli, vinto l'Olimpiadi, vinto il Mondiale e l'Europeo, dopo un gravissimo infortunio che avrebbe, come dicevamo, ammazzato un toro. Bene, dietro questa ripresa, oltre che la questione medica, la questione tecnica, c'è anche una questione psicologica e mentale. Merito dell'ospite che abbiamo oggi, e cioè abbiamo Luciano Sabatini, che è il mental coach di Jimbo Tamberi, con il quale ha vissuto tutto quel periodo. Innanzitutto ci vuole grande volontà, Sabatini, per poter arrivare, ma anche sapere come fare, no? Ma sicuramente da parte di Gianmarco non è mancata mai questa energia incredibile, quel momento veramente drammatico, perché passare da essere il top mondiale, perché in quel momento era nel 2016, era l'atleta che saltava più in alto, ecco, a pochi giorni dall'Olimpiadi, un infortunio di quel tipo al piede di stacco veramente avrebbe ammazzato un toro, come si dice. E da lì è iniziato per Gianmarco un cammino veramente importante a 360 gradi, perché l'aspetto medico, chirurgico, medico, fisioterapico, atletico, tecnico e anche dal punto di vista mentale per quello che riguardava, diciamo, il mio ruolo. È stato un percorso per Gianmarco soprattutto molto difficile, perché toccare il cielo con un dito e poi trovarsi veramente a terra con le ruote sgonfie è stata veramente dura. Come è riuscito? Cioè, qual è la chiave di accesso alla spinta emozionale? Perché il mental coach oggi è un lavoro che ormai nello sport è fondamentale, ma forse pochi conoscono. Sì, ma diciamo che il mental coach lavora sul potenziale della persona, quindi prima che sull'atleta lavora sulla persona, quindi nell'ascoltarlo, condividere magari i momenti piuttosto le finalità e gli obiettivi, aiuta nel delineare un percorso che possa essere funzionale, rapido, ma al tempo stesso anche monitorato in modo tale che possa veramente condurre dove vogliamo. La parte, diciamo, emozionale per un atleta come Gianmarco, perché poi ha tanto da dare dentro. Io ricordo un giovane Gianmarco che fin da subito diceva: io quando vado in gara sento questa energia incredibile che mi viene dal pubblico, e quindi dove metto tutta questa energia, no? Poi io ho detto: va bene, no, che sport fai? No, salti in alto, dove fa comodo tutta questa energia? Quindi anche visivamente, no, nei lavori che facciamo insieme, anche di visualizzazione, tutta questa energia, no, va a finire sotto i suoi piedi, sotto le sue gambe, per consentire questi salti incredibili, e soprattutto nei momenti anche più difficili, perché poi Gianmarco è quello che tira fuori il salto più importante nel momento più difficile, che è una caratteristica solo dei grandi campioni, a mio avviso. Ecco, questo è proprio un aspetto che vorrei approfondire con una battuta. C'era Merckx, lo chiamavano il cannibale, vinceva sempre qualunque e qualunque gara doveva vincere. Gianmarco ha la capacità di centrare il massimo nella gara che conta. È un affatto mentale? Ma a lui appartiene un senso della sfida veramente importante, cioè per Gianmarco non solo il salto in alto, no? In qualsiasi cosa si cimenti proprio ha questo senso della sfida che deve essere appagata, no? Ma prima che nel confronto con l'altro, con l'avversario, ma proprio rispetto ai propri limiti. E questo, no, poi è sempre alimentato, cioè noi vediamo un Gianmarco in allenamento, poi un Gianmarco in gara. Quindi quella dimensione del senso della sfida è l'elemento che fa, a mio avviso, la differenza, ma al tempo stesso
vivere quel momento anche di estrema tensione con leggerezza, perché no, anche lì vedo un Gianmarco, vediamo tutti un Gianmarco che in pedana è pronto a incoraggiare anche gli avversari piuttosto a dare sostegno a chi è in difficoltà, no? Quindi questa capacità di, nel momento in cui tocca a lui, di chiudere i rubinetti e mettere tutta l'energia dove serve. Ecco, un'ultima battuta con Luciano Sabatini. Si sta già strutturando e pensando al lavoro per Parigi? Sì, diciamo da questo mondiale qualche linea guida l'abbiamo così, l'abbiamo anche tratta come progetto di lavoro. Sicuramente dopo la prossima gara, che è l'ultima, e quindi consentirà a Gianmarco un periodo di riposo strameritato, perché questo mondiale gli ha costato tanta, tanta fatica, tante energie, tantissimi allenamenti, tante rinunce. Quindi, dopo il meritato riposo, sicuramente si ripartirà con questi due obiettivi importanti che sono gli Europei di Roma e poi l'Olimpiade di Parigi. Grazie a Luciano Sabatini, allora in bocca al lupo e ovviamente oggi abbiamo questa risorsa in più, i campioni hanno questa risorsa in più del mental coach. Grazie, grazie mille, grazie a tutti voi. Interessante questa confessione del mental coach di Gianmarco Tamberi, che come sapete sta preparando la prossima importantissima stagione. E adesso passiamo a un altro argomento di cui ci siamo occupati tempo fa, ed è il rapporto fra uomo e donna, un rapporto conflittuale, spesso come le cronache ci raccontano, eppure come sostiene Gigi Avanti. Uomo e donna sono stati, come dice lui in questo suo intervento, creati per essere in coppia indissolubile. Vediamo. Siamo creati proprio in coppia. Un giorno il creatore si svegliò, un po' annoiato della propria solitudine, e pensò bene quindi di creare l'uomo. Prese allora un po' di argilla, la plasmò a sua immagine, ma quando fu lì per soffiarle dentro il suo spirito vitale, si accorse che il modello non gli era proprio ben riuscito e se ne disfece. Era anche lui alle prime armi. Prese allora dell'altra argilla e con maggior cura si accinse a plasmare un altro modello. Terminatolo, gli soffiò dentro lo spirito vitale ed ecco creato l'uomo. Subito però si accorse che qualcosa non andava, che mancava qualcosa. Pensò allora bene di creare la donna, ma si rese anche conto di non avere più argilla a disposizione. Allora, forte della sua divina fantasia creativa, prese un po' dello splendore del sole, delle fasi della luna, del fascino della notte, del cavallo l'affluente chioma, della gazzella le soavi movenze e quant'altro, mescolò tutto con estrema delicatezza ed ecco creata la donna. Soddisfatto finalmente del suo lavoro, chiamò a sé l'uomo. E gli disse: guarda, l'uomo osservò stupito ed incantato. Vista la sua sorpresa, il suo stupore, il creatore gli disse: prendila, è tua. L'uomo prese dolcemente sotto braccio la sua donna e, senza neppure la cortesia di un sussurrato grazie, se la portò via con sé. Di lì a qualche tempo, il creatore vide tornare da chissà quali luoghi lontani l'uomo e la sua donna, stanchi e tristi. Davanti camminava l'uomo a capochino e qualche metro addietro la sua donna, sconsolata. Il creatore chiese: cosa vi sta succedendo? E l'uomo gli rispose: potrei chiedervi una cosa, senza offesa? Il creatore rispose: dimmi pure, uomo. L'uomo gli disse: la donna che mi avete donato, ecco, ve la potreste riprendere indietro? Il creatore, sorridendo silenzioso e senza chiedere spiegazione, riprese con sé la donna. Trascorse ancora del tempo e un giorno l'uomo,
sempre più stanco e sempre più triste, ritornò sul posto dove era solito sostare il creatore. Quando il creatore lo vide, gli chiese: «Cos'è successo ancora?» E l'uomo rispose con un filo di voce: «Potrei chiedervi una cosa, sempre senza offesa?» «Dimmi pure, uomo», rispose il creatore. «Quella donna, quella che mi avete donato, la potrei riavere indietro? Magari con lei non sarà sempre facile convivere. Ma senza di lei è proprio impossibile vivere.» Il creatore sorrise e mentre li osservava silenzioso allontanarsi, vide l'uomo questa volta voltarsi indietro e lo udì sussurrare un gioioso «Grazie». Sempre grande Gigi Avanti, e adesso invece ci occupiamo di una cosa di cui ci eravamo occupati qualche mese fa, e cioè del dilagante bullismo e come reagire in questi casi. Lo avevamo chiesto alla psicologa Gloria Trapanese. Sentiamo. Ai miei genitori facevo credere di uscire con gli amici. In realtà mi nascondevo in un vicolo vicino a casa con le cuffiette ad ascoltare musica. Non avevo amici con cui uscire, ma mi vergognavo di ammetterlo a me stessa e a loro. Questa è la testimonianza di una ragazza di 14 anni che ha subito bullismo per 4 lunghi anni. Non è sempre facile individuare le situazioni di bullismo. La cosa importante da fare come genitori, è prestare attenzione a tutti quelli che sono i campanelli di allarme e tutti quelli che sono i cambiamenti nel comportamento dei propri figli. È indispensabile che gli adulti imparino ad ascoltare e ad individuare questi campanelli d'allarme. In generale, è importante che i genitori comprendano quanto sia complicato per un ragazzo, soprattutto se adolescente, raccontare gli episodi di violenza. Non è facile parlare apertamente da parte della vittima di questo, soprattutto con mamma e con papà. Spesso l'adolescente poi tende a minimizzare, a sperare che questo possa essere un periodo, transitorio, arrivando quindi a nascondere quelle che sono le aggressioni subite, sia a scuola, sia magari attraverso quello che è il cyberbullismo. Quando, riusciamo però a, riconoscere e a venire a conoscenza di questi episodi è importante in primo luogo mettersi in ascolto, mostrarci empatici, mettendosi proprio nei panni del proprio figlio, senza ovviamente farsi sopraffare dalla rabbia, dal senso di giustizia, dal senso di vendetta, dall'allarmismo. Risulta al contrario importante trasmettere fiducia, sicurezza affinché il ragazzo o la ragazza si possa sentire accolta e inizi ad intravedere una via di uscita. Una tappa fondamentale potrebbe proprio essere quella di contattare un professionista affinché il ragazzo o la ragazza possa essere affidata e possa intraprendere un percorso soprattutto finalizzato a guarire quelle che sono le cicatrici delle violenze e delle aggressioni subite. Ma un'altra domanda può sorgere spontanea di fronte a questo fenomeno, ovvero se scopriamo che ad essere bullo è nostro figlio, che cosa bisogna fare? Ovviamente non colpevolizzarsi, forse ciò che più frequentemente può accadere da parte di genitori che vengono a scoprire che è il proprio figlio, il bullo, questi possono sentirsi in colpa, colpevolizzarsi, sentire di aver sbagliato qualcosa nella loro educazione. Il comportamento, del bullo non necessariamente si spiega con l'educazione che ha ricevuto. I comportamenti violenti si possono verificare anche in contesti familiari tranquilli. I ragazzi infatti possono diventare dei bulli per imitazione, perché, sentono di poter avere, maggior potere, per gelosia, perché insicuri, o perché, vogliono sentirsi ammirati. Anche se
il comportamento ovviamente è sbagliato e il comportamento messo in atto da tuo figlio non dipende chiaramente da te, il modo in cui si reagisce quando si viene a scoprire questi soprusi messi in atto dai propri figli è chiaramente decisivo. Anche in questo caso, quindi, vuol dire che il ragazzo sta a suo modo manifestando un bisogno, per cui è altrettanto importante fare in modo che il ragazzo possa essere accolto e traghettato verso un percorso che possa condurlo a elaborare le azioni messe in atto e a superare quelle che sono i propri disagi. Avete sentito anche la nostra psicologa e adesso chiudiamo questa puntata del ridicolo del trap, The Best of the Best, con questo racconto di un ragazzino che ad Ancona, nei primi anni 60, viveva il porto in un certo modo, gambe a penzoloni sul molo. Sentiamo. Seduto sul bordo del molo, le gambe a penzoloni verso l'acqua con la risacca che sciabordava di schiuma bianca e nera come le macchie di petrolio che invece si coloravano di mille riflessi. Stavo così, fermo, un po' per la paura di cadere in acqua, un po' per aspirare profondamente quell'odore di mare, di olio, di fumo e di pesce che mi inebriava e mi piaceva. Nessuno si è mai preoccupato di quel ragazzino di 10-11 anni a rischio caduta in mare che tirava fuori dalla tasca dei calzoncini corti un pezzo di carta, un po' molle, dal sudore per la lunga corsa non stop da Via Cadorna sino al porto ed una matita per segnare i nomi di tutte le poche navi che vedeva. Erano altri tempi. La sicurezza era affidata soprattutto al buon senso e alla buona sorte. Appartenevo alla generazione che è sopravvissuta alla mancanza delle cinture di sicurezza e dei caschi, che beveva l'acqua della fontanella, che si disinfettava le quotidiane abrasioni con lo sputo, che faceva anche a botte per questioni di principio e poi si diventava amici per la pelle con il nemico di prima. Quella che faceva i carrioli per fare le discese, dimenticandosi però di fare i freni, e giocava a partite appassionate di calcio su prati in discesa o sugli spiazzi in cemento sgretolato, autentiche grattugie per le ginocchia. Ma per me, quelli al porto erano i pomeriggi più belli, quando potevo uscire di nascosto dai miei e correre al molo, quello in fondo, dove ad un passo c'era un vecchio affascinante sommergibile. Era festa grande. Da quel punto, quasi sotto il cartello giallo con filo spinato arrugginito, con su scritto zona militare, si poteva vedere bene tutto lo scarso movimento in porto. Potevo fantasticare sui dragamini di legno, sempre ormeggiati, ed una vecchia chiatta militare, curiosare nei secchieri di qualche pescatore di guatti e bavose, e soprattutto sbirciare le due cose più affascinanti della mia infanzia. La nave affondata contro gli scogli esterni del molo, si vedeva bene il ponte di comando appena emerso, l'albero, il fumaiolo e la nave in costruzione dietro al cancello del cantiere. Il passato, quella naufragata, il presente, quelle in navigazione e il futuro di quelle che per me erano la mia più grande passione, le navi. Piene di storie da raccontare o da vivere ancora, di odori e di voci, di uomini e di misteriosi lamenti e cigolii. Potevo star lì a pochi metri dalle ondeggianti passerelle e potevo guardare dentro, rubare immagini di una vita che mi sembrava meravigliosa, spiare il lavoro lento delle persone a bordo. La mia ansia di vedere, apprendere, rubare i segreti del mare confinava spesso con gli sguardi persi e svuotati dei pensionati che passeggiavano fumando, che urlavano richiami e saluti a gente a bordo, spesso invisibile, che rispondeva dalla pancia di quelle barche, intavolando qualche volta discorsi fatti anche di parolacce e bestemmie, senza neanche affacciarsi al boccaporto o emergere da sottocoperta. Ancona, per me, era soprattutto quello. Era il porto, quel sapore e quell'odore, quelle voci e quelle storie sospese. Ora, i tempi sono cambiati. Quello che rendeva Ancona unica non c'è più.
Non ci sarà più un ragazzino seduto sul molo che si appunta i nomi delle navi ciondolando le gambe nel vuoto della storia. Ora è giustamente pericoloso, impossibile, illegale, come molte delle cose che facevamo allora con meravigliosa incoscienza. Altri tempi raccontati da un ragazzino di allora che aveva poco più di 10 anni. Ebbene, e questa era la puntata di oggi, del 27 di dicembre. L'appuntamento è a domani per la puntata del 28 dell'edicola del Trap, The Best. Grazie e buona giornata.